scavatori giganti, mucchi di terra immensi, fango a non finire. Stiamo ricostruendo completamente la linea grossa del Monza Pizza Bike Park. Nel primo episodio vi ho fatto vedere che abbiamo ricostruito completamente i primi 2-3 salti della linea grossa del Monza Pizza Bike Park. Però eravamo ancora in alto mare nei lavori, nel senso che avevamo fatto una grossa movimentazione terra, avevamo costruito appunto le rampe che erano da pannellare perché avevamo fatto fare i telai di acciaio, avevamo parlato anche di costi, quanto ci era costato tutto questo lavoro, e in più nel video mi sono anche fatto male intanto che costruivamo la linea. Se siete curiosi di sapere tutte queste cose, in particolare vedere la mia caduta da pollo per rompere quasi il polso, ve lo lascio qui in alto. Siccome è passata già una settimana da quando mi sono fatto male, sta roba raga mi inizia a far caldo, mi ha proprio rotto le palle. Adesso siamo completamente liberi, il polso raga lo muovo, mi tira ancora un po', però comunque si è sgonfiato, riesco a muovere, la vite è a posto che ho dentro. È ora di iniziare a fare un po' di sforzo, perché io in sto video mi sono rotto le palle di vedere gli altri girare su sta linea grossa. A sto giro, in questo video, sicuramente durante il video faremo una bella session su sta linea, la proveremo. La prima cosa che abbiamo rifatto la scorsa volta è stato lo step down, abbiamo abbassato tutto il piano e abbiamo costruito questo mega salto ragazzi, che diventa proprio uno step up e molto sicuro da trickare. Ma vi faccio vedere la chicca. Rock hard. L'altro giorno con tutti i bambini del park ci siamo rimessi a shapeare alla perfezione questo fianco, che come vedete è venuto perfetto, verticale. In realtà prima qui c'era un landing gigantesco che univa tutto, ma avevamo un telo enorme per coprire, e però se si rompeva voleva dire cambiare tutto un telo tipo di 40 metri, costava un botto. Quindi abbiamo detto ma facciamo una via in mezzo per poter unire i due teli dei due atterraggi, e poi abbiamo fatto questa fantastica, amazing, incredibile scala antibambino, perché l'ultimo gradino non salgono. Gradino normale, gradino anticesta, qua ci metteremo il cartello. In realtà scusatemi, volevo parlarvi senza occhiali, perché scortesia parlare con gli occhiali da sole, perché non guardi in faccia bene le persone. Però ragazzi è veramente troppo sole. Comunque finalmente il landing ha veramente una bella forma da atterraggio, sembra quello inglese. Qui rende le dimensioni, questo è il landing, e quello lì in alto è un Simone Aceti ragazzi, metro 87 più o meno. Si capisce che è una bestia di atterraggio. Tra l'altro abbiamo fatto questo scasso, questo scalino, perché non riuscivamo chiaramente a arrivare in cima a battere. Però ieri abbiamo ritirato su tutto questo lato e guardate quanto cacchio è figo fatto così. Tutto ordinato e preciso. Questo secondo atterraggio poi, se avete visto, ha un bel po' di crepe, proprio perché l'abbiamo lasciato scoperto negli scorsi giorni durante i temporali. Così la terra assorbe acqua, chiaramente si crepa purtroppo. Però avendo qui un mezzo del genere, in 2 minuti lui va lì, lo ricompatta tutto e siamo punto a capo effettivamente. siamo a cavallo, perché di sicuro il landing più compatto vuol dire più duro. Madonna che schifo. Cioè che esseri immondi che siete. Ma la cosa che non vi ho ancora detto è quel mucchio di terra lì messo così sembra un po' a caso, ma adesso vi spiegherò tutto il progetto finale della linea, che è ancora segretissimo, ma è veramente innovativo per la scena del dirt italiano. Quello ragazzi dove sta lavorando Maurello sarà un terrapieno, quindi molto simile al terrapieno che abbiamo all'ingresso del Monza Pizza Bike Park, ma fatto in modo che si creerà un mega step up, però con l'atterraggio sopra piatto. Quindi noi salteremo effettivamente sopra questo terrapieno e rimarremo a un'altezza sopra con un piano rialzato. Ci sarà poi una curva e subito dopo uno step down, quindi rampa più alta dell'atterraggio. E poi in tutta questa distesa ormai vuota del park si creerà prima un abbo, una struttura che di solito si vede nello slopestyle internazionale, che equivale a una passerella piatta ma con prima della passerella un saltino, e subito dopo una spina in terra step upata con landing piatto. Tutte queste parole sono molto tecniche magari per chi non segue l'ambiente, ma con queste super animazioni credo di avervi reso l'idea di che cosa faremo. La spina è semplicemente un salto corto, che però molto molto ripido.
Insomma, la cosa figa di questa linea, secondo me, è che però avremo chiaramente i primi due salti molto grossi e trickabili per i banger. Da dopo i due salti, la linea invece diventerà un po' chill e varia con tutti i tipi di strutture e un po' in miniatura che si trovano nello slopestyle moderno. Spieghi cosa stai facendo. La nostra carabella dietro ha le balze, ovvero dei pezzi di ferro, quindi non riusciamo a fare già il piano tagliato. Ora gli do una livellata, dopo il nostro caro Albi gli dà la sua bella schiacciatina con la macchinina. Lui vuole fare anche i landing a bolla, ragazzi. Come dicono a Livigno, caro amico Mirko Silvestri, se partiamo precisi, lughem circa. Ovvero, se partiamo precisi, arriviamo circa. Chiaramente, se avete bisogno di costruire anche voi salti, vi lascio in descrizione tutti i riferimenti di Mauro di Massive Construction, cioè la sua azienda di costruzioni, specifica proprio per trail e i salti. Se avete bisogno di costruire qualche salto, lui è sicuramente disponibile. Il medico mi aveva detto: mi raccomando, tienilo fermo almeno 3 settimane. Non imitatelo, però beh, io lo sento buono. C'è la famosa affermazione di Toto: ma anche le donne lavorano. Chi è che ha scoreggiato? Basta, Toto. Devo contestualizzare la battuta che ho fatto prima, perché sennò sembro sessista. Vi racconto questa perla. Quando ho conosciuto la Bea, la mia ragazza, stavamo iniziando a costruire il Monza Pizza Bike Park e lei mi ha scritto su Facebook: ma ho visto che state costruendo quel posto lì, posso venire a aiutarvi? E io, primissimo messaggio, non ci eravamo mai parlati prima, mai visti, gli ho risposto: ma anche le ragazze lavorano? Come non approcciare una relazione a una ragazza? Però ha funzionato. Siamo arrivati a fine giornata anche a sto giro, ragazzi. Non abbiamo filmato gli ultimi lavori, ma abbiamo finito di battere con l'alboreto sto pianetto, che l'abbiamo rischiacciato per la terza volta per farlo durissimo. Abbiamo iniziato a posizionare la rampa per vedere un po' le misure. E poi siamo venuti qua per schiacciare questo nuovo landing. Facciamo vedere dal basso. Diciamo che, allora, ci sono un pochino di solchi. In realtà qui ha preso acqua, la terra è ancora zuppa e lì deve spurgare fuori acqua. Nei prossimi giorni danno sole, quindi tutta st'acqua evaporerà. Domani e i prossimi giorni torniamo qui e finalmente forse inizieremo a provare veramente tutta la linea, perché io sento che il polsino inizia a girare bene. È anche guarito, un miracolo. Perché guarda, è comparso l'alboreto, un miracolo. La giornata inizia con una tempesta di sabbia. Dobbiamo togliere tutto il mulch, poi lui incazzerà un po' il landing sotto di terra, poi rimettiamo tutto il mulch. Gli do 50 euro se si sdraia per terra. Gli tiro addosso una pennata di mulch. Di mulch. Ma veramente lo fai? Ma lo fai veramente? Va bene, ok, ok, riempiamo, riempire. Riempi bene. Vai terra. Scrolla bene la polvere, bella. Ah, guarda che piacere, donna. Com'è? La mattina presto, rinfrescato. Abbiamo leggermente grattato l'atterraggio per renderlo un pochino più ripido. Adesso ricopriamo tutto. Secondo lavoro di merda anche oggi fatto. Vi ricordate i buchettini di Michele Molteni con i sassolini bianchi? Ecco, non funzionavano. Quindi abbiamo preso le cose in maniera drastica. Dovete sapere che avevamo bisogno appunto di un bel po' di sassi per fare questi drenaggi. E abbiamo chiamato la cava. E per un camion di sassi più trasporto, in totale volevano un circa 1000 basta spese. I sassi noi in realtà ne abbiamo dentro il parco, è solo la sbatta di raccoglierli. Sai cosa facciamo? Li laviamo per pulirli bene. E li vendiamo. E li vendiamo, esatto. Ed è subito Dima. Ehi amico, stiamo cercando l'oro in questo buco, cazzo. Non c'è un cazzo, sono tutte pietre di merda. Anche il secondo landing, siccome eravamo un bel po' a lavorare, è stato ultimato. La schedina, ma in base ai calli formati dalle mani. Qui le mani, una mano a testa. Lui, a lui, alla... Dal cipollino ci fa vedere solo quel di fianco. Yoshi? E Yoshi è esperto, non si fa venire i calli. Fagli venire un callo a testa. Cinque forte, vai. 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 Vuoi battere sul cimento? Vai. Riso, abbiamo scherzato. E poi è un altro. I prossimi giorni danno sole. Ci ha fregato, ragazzi. Vabbè, almeno
vediamo subito se il drenaggio che abbiamo fatto funziona. Guarda qua, ha fatto un quarto d'ora di violenza estrema. Chi è che ha messo sul telo? 3, 2, 1. Guarda lì, io non l'ho visto. Sparita? 1000 euro. 10 giorni di lavoro, mani rotte, tanti soldi spesi. Però raga, siamo arrivati a una soluzione finale non ordinata di più. In realtà non mi aspettavo. Abbiamo fatto tutto, cioè, è rimasto stupito perché lui non ha mai visto una forza lavoro così prepotente. Sì dai, poi dai, alti e bassi, questo bisogna sempre dirlo, cioè. Diciamo che come media è buona. Manovalanza minorile, no, è bello vedere i ragazzini che comunque danno dentro. Mentre si lamentano ci danno dentro. Però adesso ci si è rotti le balle. Vogliamo provare la linea finalmente, vedere se funziona. Che anche voi secondo me a casa, quando cazzo la provi sta cazzo, ancora provata. E domani mega session della morte. Ci siamo? Funziona cazzo, eh? This was meant to last. Now I wish I was still living in the past. Yeah. Never felt so damn frustrated. Mauro, i salti non li prova dritti, va in bar roll. E ha detto che adesso ci regala la perla esattamente sulla hip qua. Arriva il Maurello. Secondo try. Ah, fanculo. Abbiamo qui l'erosino che ha detto che ci vuole sendare questo step down. Cioè, hai visto come lì in realtà non vedi che non basta, è un chicchierino. Tu immaginate come fosse il chicchierino in flat. Super nel chill l'erosino. Bam, butto dentro. Prova, ce l'hai il freno? Funziona? Com'è ce l'hai easy nel sì, chill? Sì. Dai, ti togli dal c***o. Dai, c***o che è tuo. Porca. E manda sto c***o di salto che è tuo. Dai, eh. Eccolo. Sì, Eros, cazzo. Sì, cazzo. L'erosino. Io, fra. No. La linea è un sogno, ragazzi, in questo momento. Senza forze, senza energie, con le mani rotte. Porca. Guardate qua che fin di Dio, cioè. Un po' di sanding è stato mandato su questa linea, raga. Adesso bisogna farla indurire in modo tale che non bisogna neanche più pedalare o sbattersi per fare i trick. Ma la cosa più figa sarà ultimarla completamente, perché vi ricordo che questo landing dove sono io adesso è provvisorio. Qui la linea continuerà, quindi ci sarà alla fine un terzo video della linea grossa. Ciao.